Se però contro l'Atalanta il secondo tempo si è fatto meglio perché loro sono calati, stasera non erano credibili questi, cioè poi piano piano si scopre, gli si può dare un verso come ci pare e che siamo un po' a giocare contro e non funziona così. Cioè, l'altra sera a Bergamo loro bravi nel primo tempo, noi usciti nel secondo tempo costretti loro ad andare più piano. Stasera non si è fatto mettere mano alla partita perché siamo entrati determinati. Se avessero preso un po' di confidenza stasera, non avessimo fatto quell'inizio lì, quell'impatto di partita lì, avevano nella formazione giocatori che, come si è detto, lasciati giocare e preso un po' palla a giocare sui piedi e venuti a giocare nella nostra metà campo, avevano giocatori di qualità e di imprevedibilità importante. Poi il Cagliari è una squadra che gioca a pallone, si è visto anche la partita d'andata, si è visto l'ultima partita, se l'è andata a vedere. Io do qualche merito stasera anche alla mia squadra e allo stesso tempo gli auguro di fare bene le prossime partite perché sono una squadra che mi sta simpatica e poi perché ci è andato a lavorare un amico di carriera che è Marcello Carli, a quale auguro tutto il meglio. No, no, il discorso è che in quel caso lì è quando si riesce a sviluppare, far fare quei 10 metri di più a Cancelo che alza poi la posizione a destra, D'Ambrosio è quello che dà un po' più di equilibrio perché è quello che rimane a occuparsi di avere un reparto solido di questi tre centrali più i due mediani. Ivan si apre a sinistra, fai tutta fascia a sinistra, Cancelli tutta fascia a destra, ci sono questi due che giocano fra le linee e Mauro che fa un po' quello che finalizza oltre che quello che palleggia, perché stasera Mauro ha fatto benissimo questo lavoro di venire a giocare palla anche un po' più basso e creare poi superiorità sui due trequartisti e andare ad attaccare la profondità dietro la linea della difesa. Però è che li metti lì e stanno fermi in quei 5 metri, poi si vanno a sostituire che nei ruoli, cioè io vengo da te, te vieni da me, di conseguenza poi c'è questo continuo dover rendersi conto e dover prendere le misure dell'avversario che se riesci a farlo con qualità, qualche volta li costringi a stare sulla via di mezzo e non arrivare o di qui o di là, ecco.